at the edge of a universe humming a tune. For merely dreaming we were snow. A siren sounds like the goddess who promises endless. Marco, ho appena ricevuto la notizia più brutta della vita. Praticamente ci hanno detto che non possiamo più tirare le accette sul nostro albero. We'll go together in... I posti in cui stiamo sono semplicemente scatole che rappresentano la nostra personalità. I colori, la disposizione dei mobili, i profumi. Le nostre necessità si manifestano nel luogo in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo. 2 anni prima. Quindi, questo è il punto zero. Questa è la tela totalmente bianca da dipingere. È bellissimo, è un momento che mi sta creando dentro un fomento che voi non ci avete idea. C'è solo una cosa che mi spaventa un po' e la chiamerò la fobia del catalogo del negozio di mobili. Ogni giorno metto un cappello per terra per nascondere la mia mania dell'ordine. In realtà il legno mi fa pure schifo, però così è più indie. Per fare questa foto ho tolto tutti i mobili dalla cucina. Ci tengo all'ambiente, quindi ho una macchina ibrida. Però queste piante sono di plastica. Toglietemi tutto, ma non il mio yoga in terrazzo alle 5. Non ho mai avuto una relazione. Però ho 3 cuscini sul mio letto matrimoniale. Come fai a vivere in un posto che non ti rappresenta? 9 anni prima. Questo è il quartiere in cui lavoro. Il primo lavoro per il quale mi hanno assunto era in una sala montaggio al centro di Roma. Questo è il palazzo e quella è la mia finestra. Zona bellissima, ricchissima. Parcheggio impossibile per la macchina, però che meraviglia. Non so se avete mai lavorato in un seminterrato, ma la maggior parte del tempo vedrete caviglie e cani che pisciano. Una sensazione simile a quella che ho provato quando mi sono trovato a girare un documentario all'interno del carcere di Santo Stefano. La sua struttura è definita panopticon e lo scopo è quello di rendere infernale la permanenza. Da qualunque punto ti metti, da qualsiasi angolo o apertura, non vedrai mai l'orizzonte, solo pareti o cielo. Ora, è piuttosto estremo abbinare la mia prima esperienza lavorativa in un ufficio alla permanenza in un carcere su un'isola. Però era per farvi capire quanto mi sia stata stretta la totale impossibilità di uscire tra una pausa e l'altra del lavoro a prendere una boccata d'aria. Ed è anche per questo che personalmente ho scelto questo luogo per lo studio della Slim Dogs. 6 anni prima. Salve! Salve! Come va? Tutto bene? Molto bene. Allora, questa sorta di cosa serve a raccontarvi un argomento che mi sta molto a cuore. Quando è arrivato il momento di scegliere dove mettere il nostro studio, qualcosa nel mio subconscio mi ha suggerito che fosse un'ottima idea prendere questo stabile, piccolo, completamente marcio, ma con una porta sull'esterno che quindi ci permettesse di uscire, respirare. Non potrei mai immaginare la Slim Dogs senza questo giardino. È sicuramente uno degli elementi che rendono riconoscibile questo posto. Ma non solo, penso che altri 2 elementi rendano questo luogo unico per chi lo vede da fuori. La palette di colori, verde, nero, grigio, che è stata una fatica infernale da fare perché abbiamo dovuto verniciare tutto l'esterno di questo posto, ma poi quanto è bello. E il fatto che ogni tanto, se guardi bene, puoi vedere qualche componente dello studio sbucare fuori con un'accetta, correndo verso questa direzione.
Eppure, oggi è cambiato qualcosa. Marco, ho appena ricevuto la notizia più brutta della vita. Praticamente ci hanno detto che non possiamo più tirare le accette sul nostro albero. Oggi. Se ci levano l'albero, ci levano lo sfogo che tutti riconoscono come la nostra caratteristica principale. E allora, proponiamo delle alternative o delle soluzioni. Uno a testa. Smettere di tirare le accette. Non è accettabile. Cambiamo posto dove lanciarle. Però obiettivamente se tu sbagli mira, Se sbagli mira è omicidio. Mettiamo un'armatura all'albero. Ah, cioè vuoi rivestire di legno l'albero di legno? Un'armatura di legno. L'idea di sostenere l'albero con delle cinghie non è male. Sì, sì. Sapete che c'è? Voi decidete. Io devo andare a lavorare. Quello è il computer di Matteo, non è. A me me lo porto via io. Ha culato il computer. E i sogni. Ti ha rubato i coloni. Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so. Credo di poter affermare che abbiamo sovrastimato le nostre capacità tecniche, fisiche e sottostimato la resistenza degli alberi. Ma la Slim Dogs non si ferma qui. No, no. Mai. Quindi, piano B. Si torna alle cose analogiche. I posti in cui stiamo sono semplicemente scatole che rappresentano la nostra personalità. I colori, la disposizione dei mobili, i profumi. Trovare quegli elementi che ti permettono di dare un'anima a un luogo e quindi ti fanno trasformare uno studio nel tuo studio o una casa vuota nella tua casa è una delle parti fondamentali del mio modo di vivere. Cioè, ma vi pare che non possiamo più tirare le accette? Sono uno dei tre elementi della nostra personalità. Tipo, il giardino rappresenta la parte viva della Slim Dogs, con la parabola, il barbecue, l'orto. L'orto non è molto vivo, ma lo sarà di nuovo. Questi colori sono la nostra firma, il nostro carattere. Mentre il lancio delle accette è la cosa che ci unisce come gruppo. Noi Slim Dogs, chi ci viene a trovare e voi che da anni vedete i nostri video. Ci unisce. Siamo uniti così. Ci hanno detto che non possiamo più tirare le accette sul nostro albero morto, perché lo stiamo consumando e tra poco cade. Ma non ci hanno detto che non possiamo attaccare un bersaglio al tronco. Può essere che non regga più di tanto, tipo un colpo massimo, ma è bellissimo. Ammiro! Domanda, quanti avete previsti di farne di questi al giorno? Ma questo è un problema che non ci riguarda oggi! Fammi provare. Perché l'idolo è stato ripristinato! Che sia chiaro, noi potevamo decidere di chiudere il video al lancio dell'accetta. Epico, epico! La nuova stagione. No, la realtà è che abbiamo perso tutto, tutto. Beh, questo è come quando fai l'amore. Ci metti un sacco per arrivarci e poi nel tuo caso dura pochissimo. Si rompe tutto subito. A questo punto, se voi avete modo di avete modo di mandarci un albero morto alternativo. No. Anche semplicemente un cerchio di legno che non esplode al primo lancio sarebbe molto bello. O comunque. Ma che cazzo volete, oh, ma noi ce la mettiamo tutta sempre. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.